Questi sono i dischi pubblicati nel 2022 che mi hanno emozionato di più. Sono 40 suddivisi in due blocchi, 20 imperdibili, tra cui ci sono i miei dischi dell'anno, e altri 20 a cui è mancato tanto così per essere imperdibili, ma sono comunque consigliatissimi. Naturalmente lo scopo di questo video non è imporre il mio metro di giudizio o sensibilità, ma condividere con voi la musica che mi ha emozionato di più. Sicuramente mancherà il disco X o Y, che per voi è fondamentale, perché succede sempre così. Proprio per questo segnalate le vostre preferenze nei commenti qui sotto, in modo che tutti possiamo scoprire qualcosa di nuovo. Si parte quindi a bomba col primo blocco, quello dedicato agli imperdibili, dopodiché il blocco dei quasi imperdibili, i consigliatissimi. Occhio che non ho specificato le posizioni, ma naturalmente ci sono degli album che ho vissuto con più entusiasmo e lo capirete molto bene dalle mie parole, quindi insomma io eviterei lo skip selvaggio perché altrimenti non si capisce nulla. Come per i Verdena in Italia, i Fontaines dissi si portavano dietro il peso di pubblicare il disco più atteso dell'anno e nel loro caso il più atteso in tutto il mondo. E in effetti in Skintifia si avverte qualche passo falso dovuto all'obbligo di dimostrare di essere quella big thing di cui tutti hanno incensato i primi due lavori. Tre dischi nel giro di 4 anni e tutti mediamente ispiratissimi fanno di questa band la più importante del rock contemporaneo. E anche se dal punto di vista del contenuto non lo reputo il migliore del 2022, se personalmente gli preferisco altro, senza dubbio devo dire che è il più rappresentativo di quest'anno. Iconico. Quando è stato annunciato non ci avrei scommesso un centesimo, e invece Ama il prossimo tuo come te stesso è uno dei dischi italiani più coraggiosi del 2022. Soprattutto sorprende che arrivi da un decano del rock come Manuel Agnelli, che potrebbe campare tranquillamente di rendita per tutto quello che ha fatto con gli After Hours e in generale per la musica del nostro paese. Ama il prossimo tuo come te stesso va elogiato per l'alta qualità artistica e produttiva, per la passione che lo anima e la voglia di stupire ancora. Onorevole. Basterebbe la conclusiva Basketball Shoes per inserire Hands From Up There dei Black Country No Road nei miei dischi dell'anno, perché in quei 12 minuti rappresenta tutto quello che possiamo trovare all'interno del secondo album della band inglese, ormai orfana, lo sappiamo, del cantante Isaac Wood. E in quei 12 minuti rappresenta la sintesi perfetta tra il post-rock di ieri, e pensiamo a Talk Talk e Slint, e il post-rock di oggi, che per i Black Country in Road si muove tra venatura jazz e cameristiche. Il mio consiglio quindi è di ascoltare proprio quella canzone, Basketball Shoes. Se vi piacerà, amerete quest'album che ha nel pathos e nella sofferenza i propri picchi comunicativi. Devastante! Il
problema dei dischi che escono ad inizio anno è che se ne ricordano in pochi. Sono convinto che se l'album dei Black Country New Road fosse uscito ad ottobre avrebbe presenziato in molte più classifiche e stessa cosa la posso traslare sui Gomma. Zombie Cowboys è arrivato a gennaio 2022, quindi praticamente un anno fa, che è un secolo nella comunicazione iperaccelerata di oggi. Se a tratti qui manca la graniticità e l'immediatezza dei due dischi precedenti, a guadagnare è la resa globale, arricchita da fraseggi insoliti ma efficaci di synth e fiati. Sicuramente un'evoluzione della band campana che credo non abbia ancora espresso tutto il proprio potenziale, ma è sempre capace di emozionare. Vesuviani. Non vorrei specializzarmi in dietrologia, ma credo che la tempesta mediatica in cui si è ritrovato Wim Butler degli Arcade Fire abbia condizionato in negativo la presenza dell'ultimo album della sua band nelle top di fine anno. Naturalmente è solo una mia supposizione, perché sempre parlando personalmente preferisco Wii a tanti album osannati come manna dal cielo. Wii è una ripartenza di sostanza, a mezza via tra la grandeur di Reflector e il mezzo passo falso di Everything Now, che risentiva di una tracklist inconsistente. Questo è un album ben scritto dal punto di vista dei testi e delle musiche, ottimamente prodotto dallo stesso Wim Butler, Regine Chassagne e quel Nigel Godrich che ha fatto la fortuna dei Radiohead. Ascoltatelo o riascoltatelo, perché non merita l'oblio a cui è stato condannato. Fosforescente. Di Stefano Edda Rampoldi ci ricorda di come un disperato possa risalire dall'inferno delle dipendenze, prima costruendo ponteggi e poi tornando a scrivere, cantare, suonare, esibirsi di fronte ad un pubblico. Una vera e propria seconda vita artistica dopo l'indimenticabile parentesi dei Ritmo Tribale, per cui ancora oggi suscita il nostro affetto. Ma facendo finta che quell'Edda non sia mai esistito, è veramente difficile non simpatizzare per quello che ascoltiamo in Illusion, dove la presenza strumentale, produttiva e umana di Gianni Maroccolo contribuisce a riportare Edda nei territori dove rende meglio. Un cantautorato allucinato con una voce mai così protagonista ed efficace nel suscitare visioni. Lisergico. Se ti respiro Maria Chiara Argirò, lei, è il classico esempio di eccellenza italiana costretta a fuggire all'estero per godere di un minimo d'attenzione. In questo caso l'attenzione è da parte del mondo discografico. Il suo Forest City riesce a mescolare con gusto e sapienza la matrice jazz con quella elettronica, con alcuni climax compositivi che non sfigurerebbero nelle produzioni dei nomi di punta di questa avanguardia che maneggia generi ed influenze diversi con una disinvoltura imbarazzante. E il melting pot londinese in cui la Argirò è immersa, perché ci vive
da ormai più di 10 anni si rispecchia in un album che è degno di suonare nella serata in cui avete deciso di conquistare il vostro prossimo partner. Incantevole! Live at Montreux Jazz Festival di Hannah von Hauswolf, che adesso va a fuoco, è il disco dal vivo che ho ascoltato di più quest'anno. La registrazione risale all'estate 2018, quando la musicista svedese era stata invitata al prestigioso festival a supporto di Nick Cave e i suoi Bad Seeds. L'universo sonoro della von Hauswolf è indefinibile e irraggiungibile per la potenza della sua voce e quel senso di apocalisse trasmesso dagli arrangiamenti che già sono mefistofelici su disco, ma dal vivo sprigionano ancora più urgenza. Dalla follia di Diamanda Galas e l'esoterismo dei Dead Can Dance nasce la variante Dario Argentesca di Hannah von Hauswolf. Liturgica. Da quando è uscito questo disco che mi chiedo, ma gli Smile sono l'evoluzione dei Radiohead o sono solo un riuscitissimo spin-off? Per il momento non è dato sapere, ma possiamo rimanere sulle certezze che ci fornisce il loro debutto, ossia grande musica che respira inevitabilmente la stessa aria della band madre, in cui Thom Yorke e Johnny Greenwood costituiscono gran parte della spinta creativa. Anche qui si sente in modo importante la loro presenza, che inevitabilmente predomina sul pur bravo Tom Skinner dei Sons of Kemet. Gli Smile quindi non sono un passo avanti o indietro rispetto ai Radiohead, ma uno sgancio laterale che comunque non può non essere inserito tra i miei imperdibili del 2022. Secchione. Inclusi per comodità nella casellina del post-hardcore, i Brutus sono semplicemente interpreti di un sound massiccio e incazzato, ma allo stesso tempo orecchiabile e credibile. Con Unison Life, che è il loro terzo album in studio, riescono nel miracolo di unire un sound corposo a dei testi empatici, in cui la voce e la sensibilità femminile di Stephanie Mannartz fanno evidentemente la differenza. Dal punto di vista strumentale o produttivo non è il meglio che ha offerto questo 2022, ma è senza dubbio il disco straniero che ho ascoltato di più e con più trasporto. Dove per trasporto intendo quel magone che ti prende per un canto particolarmente sofferto, una ripartenza perfetta o una pausa inserita nel momento giusto. Emozioni simili, ma leggermente meno intense, le ho provate per Arcade Fire e Hannah von Hauswolf. Inevitabile.
Bene, io credo che Shabaka Hutchins è senza dubbio da inserire tra i più grandi jazzisti contemporanei e il mio amore per il sax mi fa avere per lui una particolare predilezione. Oltre che nei Sons of Kemet e Shabaka and the Ancestors, la sua poliedricità viaggia libera tra le composizioni dei The Comet Is Coming, che ci regalano un altro viaggio di jazz cosmico iperattivo. Hyperdimensional Expansion Beam è consigliato anche a chi è assolutamente digiuno del genere del jazz, insomma, perché riesce a mescolare jazz con pulsioni che vanno dall'elettro al beat, che sono quindi più familiari alle nuove generazioni. Stellare! Tra le pulsioni di Io sono un cane, la verve di Capossela, i proclami di Ferretti e le distorsioni dei Nine Inch Nails, morte e pianto rituale di Cigno infonde nuova vita ad una scena alternativa italiana che un tempo costituiva l'humus per le migliori pubblicazioni future e oggi rischia invece di passare inosservata in mezzo a una marea di album ben suonati ma sostanzialmente innocui. Soprattutto ci risveglia dal torpore dei comunicati stampa tutti uguali e dalle recensioni tutte uguali, reclamando attenzione a gran voce su un debutto che sembra il risultato di un lungo peregrinare di una sensibilità musicale irrequieta. E per questo è impossibile ascoltarlo rimanendo indifferenti, impossibile non essere più che curiosi per il nuovo album che è previsto già nel 2023. Questo per il momento è solo in CD. Inarrestabile! È indubbio che Volevo Magia sia il disco italiano di cui si è parlato di più, non solo perché in copertina c'è il nome dei Verdena, ma anche perché arriva 7 anni dopo i 2 volumi di End Cadence. Come ho già detto nel video dedicato, credo che un disco del genere meriti assolutamente di essere ricordato tra i migliori pubblicati quest'anno in Italia, ma allo stesso tempo devo mettere da parte la mia adorazione per la band bergamasca e dire candidamente quello che ho provato, ossia che non mi ha emozionato come i dischi precedenti. Mi è piaciuto molto invece il mini documentario Per sempre assenti, che li immortala nella vita di tutti i giorni durante la preparazione del disco e che spero venga incluso in una riedizione deluxe CD più DVD dell'album, magari con brani dal vivo, visto che è stato rimosso il documentario, è stato rimosso poco dopo la messa in onda. In Close dei Messa troviamo echi di Dead Can Dance che si intrecciano a una forte connotazione metal, rendendola unica. La ricetta segreta dei Messa è proprio il saper colorare, ibridare un genere che da sempre è aperto al cambiamento, ma che non sempre riesce ad essere anche estremamente piacevole, oltre che credibile. Italianissimi, ma al momento più apprezzati all'estero che da noi in virtù del cantato in inglese. Per me che non li conoscevo prima di questo album sono stati la sorpresa metal del 2022, tanto che nel giro di poco, pochissimo, ho recuperato anche i 2 precedenti. Roccioso! I
Facciamo un attimo un passo indietro per i King Anna al 2020 con il loro EP di debutto Tell Me Your Mind and I'll Tell You Mine, che già faceva intravedere una polpa bella succosa. Il disco, il primo vero album uscito nel 2022, conferma tutte le potenzialità del duo di Liverpool, nonché un altro titolo geniale, I Am Not Sorry, I Was Just Being Me, ossia non sono dispiaciuta, sono fatta così. Un po' PJ Harvey, un po' Mezzi Star e un pizzico di Portishead, è indubbio che tutto ruoti intorno alla vocalità strascinata e ipnotica di Hannah Merrick, ma certi brani risultano credibili soprattutto per l'impianto strumentale. Un disco solido che, pur avendo dei riferimenti ben precisi, è ugualmente personale e significativo. Sarchiapone. A man who messaged me, and it goes a little like this. Hell no. È veramente difficile per me descrivere in poche parole quello che ho ricevuto da Bonola Boy e quindi dal suo autore Kandra. Se siete interessati a scoprirlo, meglio indirizzarvi sullo speciale che ho realizzato la scorsa estate, che trovate linkato in descrizione. Per chi invece preferisce una giustificazione qui e ora sul fatto che Bonola Boy sia il mio disco dell'anno, posso rifarmi a quello che ha dichiarato qualche settimana fa Bob Dylan. Tra le varie riflessioni sulla musica di oggi dice: hai bisogno degli occhiali a raggi X per trovare il cuore di qualcuno che fa musica oggi, sempre ammesso che ce l'abbia. Ebbene, nel suo debutto Kandra non mette solo il cuore ma anche il resto del corpo, schiavizzato dalla dipendenza. C'è spazio per l'inferno dei momenti più bui, come per la breve estasi delle epifanie di un attimo, quelle in cui ti ricordi di essere stato felice per i gesti banali del quotidiano. La notizia della prossima pubblicazione su cassetta grazie a Dirt Tapes ha poi chiuso il cerchio su un album che non può essere ascoltato distrattamente e che meritava un supporto fisico. Questa che ho tra le mani, infatti, è una prima prova con audio definitivo che mi ha inviato Dirt Tapes. Per il packaging ci sarà invece una sorpresa che scoprirete a febbraio, quando uscirà ufficialmente. In questi tempi in cui la musica assume sempre di più il ruolo di sottofondo, in cui imponiamo alle nostre vite una fretta e quindi una superficialità insensata, le parole di Kandra meritano l'attenzione di chiunque si ritenga un essere umano consapevole. Bonola Boy è il mio disco dell'anno e questo ve l'ho già detto. Questa è la canzone che ho ascoltato di più nel 2022. Tante volte, troppe, mentre vi guardavo in faccia, vi ho rubato il cuore senza indugio, ci ho sputato sopra. Poi ve lo restituivo ogni volta un po' più debole. Era facile, mi volevate bene. Tra gli imperdibili di quest'anno devo per forza inserire anche Veti e Culti delle Pietre dei Giganti, band fiorentina che ha fatto parlare di sé per la sua capacità di creare un rock italiano solido e trasversale che va agilmente dall'hard allo psych, al prog, allo stoner, al blues, e lo fa sempre con un forte gusto estetico per la coerenza della composizione, che risulta massiccia e avvolgente.
E anche se il debutto Abissi dava già dei segnali promettenti per il rock italiano cantato in italiano, Veti e Culti rappresenta un clamoroso passo in avanti. Sorprendenti. Ogni volta che penso ad Emma Nolde mi sorprendo di come non le siano state ancora consegnate le chiavi della musica italiana. Tieni Emma, anche se hai solo 22 anni ti affidiamo la baracca, fanne ciò che vuoi. Naturalmente questa iperbole serve solo a chiarire la mia speranza, ossia che l'incredibile talento di questa artista possa arrivare a più persone possibili. Dormi, che è coprodotto dalla stessa Emma in compagnia di Motta, è la fotografia di una giovane donna illuminata che parla delle stesse cose che vivono i suoi coetanei, ma lo fa con una maturità, una prospettiva, una sensibilità ed una musicalità che appartengono a età ben maggiori e curriculum molto più corposi. Insieme a Kandra, Pietre dei Giganti e Cigno condivide il poker dei miei dischi del 2022 e volutamente non ho specificato italiani perché preferisco questi ad altri titoli stranieri meravigliosi presenti in questo video, meritevoli di tutte le lodi lette o sentite, ma che per un motivo o per un altro mi appartengono di meno. Stupefacente! Say the Comet is Coming sono presenti tra i miei imperdibili per la loro esuberanza, Mekhiah McCraven lo è per la raffinatezza delle composizioni presenti su In These Times. Non ci sono grandi climax emotivi, e questo anche perché gli spunti di innovazione sono dosati al punto giusto in modo da farlo suonare come un grande classico del genere. È quindi un disco elegante che i più distratti potrebbero usare come ottimo sottofondo. Va bene anche così se è quello che cercate, ma dietro l'apparente staticità c'è un lavoro di sintesi impressionante, seducente. Chiudiamo il primo blocco, quindi quello dedicato ai miei dischi imperdibili, con Bobby Jo Long's Friendship Party, che sono passati da piccola realtà di culto a certezza, non senza difficoltà e tristi abbandoni. A.O., un titolo che è un programma, è il quarto album, che tra citazionismo spinto e rielaborazioni dark wave riesce a rendere sempre più credibile la visione musicale dell'oscura combo romana, proprio perché non semplifica quella visione per renderla adatta a tutti, ma la porta ancora un passettino in avanti. Il risultato è sempre più unico e quindi necessario
per ravvivare il mortorio che ci propinano le varie intelligenze paramusicali italiane. Tangenziali. Amo le donne come te, sicure di sé, anche in décolleté accompagnate da un fantastico chignon. Amo le donne come te, anche in décolleté, che non dicono mai di no, che non dicono mai di no. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, per me è molto importante e mi consente di raggiungere altri appassionati come te. E se ti va di supportare il canale, puoi acquistare i miei dischi del 2022 nel link che trovi qui sotto in descrizione. Grazie infinite! Mi raccomando, non dimenticate di scrivermi i vostri imperdibili e i vostri consigliatissimi. Siamo quindi arrivati al secondo blocco, dove ho inserito altri 20 dischi consigliatissimi che mi fanno godere copiosamente, ma che per tanto così non sono rientrati nei miei imperdibili. Quando dico tanto così, è davvero tanto così. Karma Klima è il disco che inaugura la fase del post Luca Bergia alla batteria. Forse tornerà in futuro nei Marlene Kunz, chi lo sa. Per il momento la sostituzione con Sergio Carnevale dai Blu Vertigo sposta inevitabilmente alcune coordinate nel sound della band, che rimane ispiratissima anche grazie a una tematica stringente come il cambiamento climatico. Però preferisce far deflagrare le intenzioni nei testi più che nel furore sonico. Quella che ascoltiamo in Karma Klima è una maturazione sensata, sensibile e coinvolgente. È vero che non si chiede l'età ad una signora, non si fa, però se guardi la data di nascita di Nada fai difficoltà a crederci, perché dopo una carriera lunga e significativa come la sua ha ancora voglia di comporre musica per esserne soddisfatta, per mettersi in gioco senza nascondersi quando potrebbe serenamente raccogliere i frutti senza seminarne di nuovi. E oltre alla stima infinita c'è l'ennesimo disco concreto con un titolo catartico. La paura va via da sé se i pensieri brillano. Feeding the Machine è quel passo in avanti che cerca chi ha già una solida conoscenza dell'universo jazz, lo ascolta abitualmente e sta sempre col naso all'insù in attesa di nuovi stimoli. Binker e Moses, che sono rispettivamente sassofono e batteria, sono giovanissimi ma già considerati delle leggende per come stanno portando il genere nel futuro. In questo disco si fanno aiutare da Max Luthert, che aggiunge qualche campionamento, qualche loop, qualche innesto, insomma, per dirla alla Blade Runner. Sarete accorti, c'è poco metal tra le mie preferenze di quest'anno, a parte la menzione d'onore che per quanto mi riguarda va ai Porcupine Tree, e poi la perla presente nei miei imperdibili che è Close dei Messa. Principalmente quest'anno ho ascoltato e riascoltato i classici del genere. Ho voluto però inserire Astral Fortress dei Darktron, non solo perché è uno dei pochi album metal del 2022 che mi sono goduto con grande piacere dall'inizio alla fine, ma anche perché è la dimostrazione di come una band leggendaria per tutta la scena black possa andare avanti senza curarsi delle mode che cambiano, facendo quello che vuole, quando vuole. Deda si è guadagnato la gloria imperitura negli annali del rap per essere stato uno dei membri dei Sangue Misto. E se non avete mai ascoltato SXM, correte a farlo, perché è un disco del 1994 che suona fresco come se uscisse domani. In questo House Party Deda è l'eminenza grigia che affida le sue creazioni al meglio della scena rap, hip hop e soul in Italia degli ultimi 30 anni. Il risultato è un groove costante e succulento che si plasma a seconda degli ospiti coinvolti.
Funk e suoi derivati non rappresentano la mia abituale tazza di tè, ma anche sforzandomi non riesco a rimanere impassibile di fronte al groove con cui i New Genea aprono il loro bar mediterraneo per dare voce alle diverse influenze dei popoli che si affacciano sull'omonimo mare. Nonostante la forte componente retro, anzi forse proprio per questa, quindi riproponendo ritmi ormai dimenticati nei gusti di massa, il duo napoletano riesce a comporre uno straordinario esempio di easy listening, dove easy listening è tutto fuorché un'offesa, anzi. Privilegio raro è la conferma di come tutti i fenomeni sia un abile paroliere e divertito giocoliere della metrica italiana, con l'importante collaborazione alle musiche di Niccolò Contessa, il famigerato Deus Ex Machina dei cani. E dopo il folgorante debutto di 2 anni fa, era difficile confermarsi su quei livelli. E se complessivamente il disco fila via che è una meraviglia, grazie anche a una produzione impeccabile, qui ho trovato meno colpi di genio. Il livello è comunque molto alto e è difficile non innamorarsene. La morte della trombettista Jamie Branch, avvenuta lo scorso agosto, ha lasciato un vuoto importante nel jazz di avanguardia contemporaneo. Anteloper era il progetto portato avanti con Jason Nazari e Pink Dolphins è il disco che ci fa toccare con mano una delle tante diramazioni di questo splendido universo che è il jazz. Non semplice da farsi avvicinare, ma quando ci sei dentro non ne esci più. Lo shoegaze è vivo e lotta insieme a noi, ma se in questi anni non sono mancate le prove della sua esistenza e resistenza, spesso a mancare era quel quid goloso che distinguesse un disco da un altro, perché non basta smarmellare tutto per suonare come i My Bloody Valentine, devi metterci anche del tuo, cosa che fortunatamente fanno gli irlandesi Just Mustard col loro secondo album Heart Under, dove certamente in primo piano mettono quella sensibilità lì, colorandola però con i migliori stimoli alt rock degli ultimi 30 anni. Il fatto che Cari Fottutissimi Amici sia un disco condiviso dagli Zen Circus con altri artisti in ogni brano della scaletta ne ha penalizzato la percezione, perché qui c'è la solita scrittura agile di Andrea Appino che va a nozze con la coesione tra UFO e Karim. Chiaramente non sarà questo il disco per cui gli Zen verranno ricordati tra i massimi interpreti dell'alt rock italiano, ma credo che non fosse neanche nelle loro intenzioni. Cari Fottutissimi Amici è semplicemente un album di canzoni ben scritte in cui il lungo featuring con Motta vale da solo l'acquisto. Questo è il primo dei 2 recuperi che ho fatto all'ultimo minuto, avvenuto proprio grazie alle vostre segnalazioni, l'omonimo debutto delle Wet Leg, che era da tempo nella mia wishlist ma non avevo mai approfondito. Ebbene, la ricetta delle Wet Leg risuona così familiare di alternative anni 90 che è impossibile rimanergli indifferenti. Un singolo killer, Chase Long, e una manciata di brani perfetti ne fanno il classico disco che non si riesce a togliere dal piatto. Dell'ultimo minuto, anche questo arriva grazie alle vostre top 10, è Last Goodbye degli Odessa. Ma se il mio ritardo nei confronti delle Wet Leg era puramente fisiologico, perché è impossibile stare dietro a tutti i dischi che escono,
per gli Odesa ero nella più totale ignoranza. È stato un colpo di fulmine che mi ha riportato ai bei album di Electro House di 20 anni fa, quelli che andavo ad acquistare alla Wide Records di Pisa. Cesare Cremonini è il fuoriclasse che gli appassionati snob con la puzzetta sotto il naso non celebreranno mai in vita, ed è invece un degno erede del miglior cantautorato italiano. Ancora non è al pari dei più grandi, ma è sulla buona strada da diversi anni e diversi album. Anche La ragazza del futuro dimostra la sua capacità di vestire il pop italiano col suo abito migliore, scrivendo canzoni come si faceva una volta. Con Water Slide, Diving Board, Ladder to the Sky, i Porridge Radio continuano a dare un senso all'alternative rock di questi anni, riuscendo a dosare irruenza e malinconica espressività senza sembrare posticci. Nonostante io gli preferisca il precedente Every Bad del 2020 proprio per la maggiore spigolosità, anche questo si è rivelata un'ottima prova, rientrando nel canovaccio del classico album che cresce con gli ascolti. Dopo l'ottimo Obe dello scorso anno, Mace è tornato con un album di elettronica interamente strumentale. Oltre che, come al solito, fosse stato prodotto da un artista straniero, gli avremmo già consegnato il Nobel. Recuperatelo in streaming se non volete rischiare, però fatevi un regalo e ascoltatelo, soprattutto la lunga Breakthrough Suite che apre le danze. Radio White Mary. Radio White Mary di White Mary è una delle più belle sorprese del 2022, perché riesce finalmente a portare la sensibilità femminile nella club music evoluta italiana, quella insomma che ti fa ballare senza essere troppo trash. La scia è quella di Cosmo, ma il percorso è assolutamente personale e merita tanta attenzione. È veramente incredibile la capacità di Stromae di creare delle melodie universali, adatte ai palati di tutte e poi impreziosirle con testi intimisti ma accessibili. Praticamente la ricetta del disco pop perfetto. Onestamente credo che la freschezza di Racine Carré sia ancora imbattuta, ma Multitude è un ottimo esempio di tutto quello che può offrire il mondo musicale non anglofono. Ancora più allucinato del precedente Canale Paesaggi, Entropia Padre Pio conferma la volontà dei Post Nebbia, quindi del suo creatore Carlo Corbellini, di disegnare dei quadretti psych pop alternativi, come se nel frullatore mettessimo Lucio Battisti, Spiritualized e qualche sostanza psicotropa. Non sempre la voglia di stravaganza offre un risultato efficacissimo, ma è inutile negarlo. Il talento è enorme e le possibilità di crescita sono infinite. Privami del dubbio di ogni impulso di curiosità e non lasciare briciole di razionalità. Donami un cuore semplice. I Calibro 35 sono da diversi anni ormai tra i musicisti italiani contemporanei più stimati all'estero. Scacco al maestro, il loro doppio omaggio al maestro Ennio Morricone ha quindi almeno due validi motivi per essere acquistato di rincorsa. Oltre all'indubbia qualità media di ogni pubblicazione al loro nome, c'è questo signore qua, che è un'autentica leggenda della nostra musica. Alcune reinterpretazioni di suoi grandi classici da parte del super combo Calibro 35 fanno veramente venire i brividi. E chiudiamo questo secondo blocco con un'altra bella sorpresa italiana. Tra Elisa, Massive Attack e Subsonica, questo è Diamanti, il primo vero disco di Ginevra, e per rifarci il titolo in modo abbastanza telefonato, è un gioiellino di pop italiano trattato
con un gusto elettronico internazionale. A tratti i testi sono lì lì per approdare sulla sponda di Sanremo, ma è un falso allarme e a sorprendere davvero è come tutto abbia un'inedita credibilità. Insomma, è bello che anche in Italia ci sia un pop adulto di questo tipo e più che altro rincuora che qualcuno ci abbia creduto. Dentro me, dentro te, poi ancora sei tu. Ve l'avevo detto che era una puntata bella ricca. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono i vostri imperdibili e i vostri consigliatissimi. Come promesso, ecco l'appendice dove ho inserito le categorie dedicate alle pubblicazioni in vinile, CD e cassetta, ma non solo. Migliore EP 2022, Adesso torni a casa, di Marco Fracasia, un giovane talento da tenere d'occhio. Tra Calcutta, Generic Animal e Venerus, ma più rock. La versione in cassetta lascia molto a desiderare, in vinile purtroppo non va molto meglio, e allora ascoltatelo in streaming perché merita davvero. Migliore incisione di una novità in vinile per il 2022, La paura va via da sé, Se i pensieri brillano, di Nada. Qualità audiophile dal costo più che abbordabile. Una volta tanto l'adesivo in copertina non racconta balle. Migliore ristampa in vinile, ovviamente, sempre secondo me, se la giocano Thriller di Michael Jackson, che non è rimasterizzato ma suona comunque da paura, e i Beatles col nuovo remix di Revolver. Quale scegliere? Beh, si tratta di due album clamorosi, entrambi fondamentali per motivi diversi. Vista la qualità comunque molto alta in entrambi, se non avete precedenti ristampe è l'ora di rimediare. Miglior cofanetto in vinile per me è veramente semplice: vince a mani basse Dance Macabre dei Celtic Frost, band metal leggendaria. Perché ho scelto questo? Per il suo rapporto qualità-prezzo semplicemente strepitoso. Contenuto straricco, attenzione al particolare, qualità audio ineccepibile. Migliore copertina per Veti e Culti, delle pietre dei giganti che ci ipnotizzano con questa iconografia tra il settimo sigillo e Twin Peaks. Miglior artwork non può che andare all'edizione deluxe di Fear Inoculum dei Tool. Ogni pubblicazione dei Tool è un'opera d'arte, questa è il non plus ultra. Miglior packaging sempre per Veti e Culti, delle pietre dei giganti. Vi faccio vedere come vi arriva a casa. Questo è il CD confezionato in questo modo. Questo è il vinile, la copertina ve l'ho fatta vedere prima, quindi non lo sto ad aprire, però vi arriva così un bigliettino di ringraziamento e poi un gadget, questo è un po' di muschio. E dall'altra parte c'è una bella sorpresa, c'è il codice per scaricare l'album in formato digitale anche in alta qualità. Attenzione che questo non lo trovate nel mio store, ma si trova sulla loro pagina Bandcamp. Miglior cofanetto in CD per Reloaded, che ripercorre la carriera di Loredana Bertè dal 1974 al 1983, pubblicata in origine dalla CGD. Qui dentro ci sono 9 CD rimasterizzati con una manciata di inediti, un poster e un libretto ben fatto con alcuni scatti inediti. Grande resa audio, grande rapporto qualità-prezzo. Migliore ristampa in CD per Harvest di Neil Young, che per il cinquantennale arriva tirato a lucido con degli extra sostanziosi che danno un senso all'operazione. Ha acquistato in CD per il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla versione in vinile, che per quanto mi riguarda ha un prezzo folle. Migliore pubblicazione in cassetta per Reconstructing Debussy, registrazione del concerto in cui il compositore e DJ Mark Romboy si è fatto accompagnare dall'orchestra filarmonica di Dortmund per rivisitare a modo suo alcune opere di Debussy.
Sublime la musica e ottima l'incisione. Miglior film a tema musicale del 2022 per me è un docufilm, il miglior docufilm su Bowie mai visto, Moonage Daydream, probabilmente anche quello definitivo per scelta delle immagini di repertorio e per il montaggio che non sbaglia un colpo, il tutto accompagnato dalla musica dell'indimenticabile, da guardare ad ogni costo. Migliore colonna sonora, ovviamente, Moonage Daydream. Acquistatela dopo aver visto il film, perché ve la godrete sicuramente di più. Miglior fumetto a tema musicale, Starman di Reinhard Kleist, imbattibile per tratto, regia e script. Menzione d'onore per l'italianissimo Holdenaccio, che ci regala la sua visione di Elliot Smith, Going Nowhere. Se potete, regalateveli entrambi. Miglior libro a tema musicale, Italian Futuribili di Demented Burro Cacao, dove si parla del pop italiano che ci ha visto lungo. Lo stile fresco e audace quanto basta dell'autore è quello che abbiamo imparato a conoscere nelle sue interviste per Italian Folgorati su Vice e Noisy. Date un programma televisivo a quest'uomo, vabbè, non a lui, ma a Demented Burro Cacao. È veramente tutto per il riassuntone del mio 2022 musicale. Spero possiate aver trovato qualche stimolo per nuovi ascolti, visioni e letture. Se sì, fatemelo sapere nei commenti qui sotto insieme ai vostri imperdibili e consigliatissimi. Intasiamo l'internet con la nostra passione per la musica. A presto e buoni ascolti. Yeah.